Eccoci qui pronti con Stefano Nava per commentare questo match. Grande attesa, speriamo che lo spettacolo non tradisca. Scendono in campo per questa sfida Sassuolo e Milan. La squadra ospite può contare su una difesa praticamente imbattibile, la meno superata, la meno battuta del campionato. Hanno dimostrato una solidità incredibile in difesa, concedendo pochissimo. Non sarà facile per gli avversari fare gol oggi. Le ripartenze sono il loro marchio di fabbrica, sono bravi a coprirsi per poi approfittare degli spazi invitanti con rapidi capovolgimenti di fronte. Hai detto bene, Pier, già in passato ci hanno fatto vedere di cosa sono capaci. Hanno soprattutto attaccanti veloci in grado di mettere in difficoltà chiunque. Ecco l'11 titolare del Milan. Hanno optato per il 4-3-3 classico con due attaccanti rapidi e una punta centrale di peso. Modulo che dovrebbe esaltare la velocità degli esterni. Prevedo duelli infuocati sulle fasce. Il Milan, squadra che oggi vorrà far meglio dell'ultimo match, quello pareggiato in casa contro la Juventus. Hanno pareggiato 0-0 nonostante abbiano avuto diverse occasioni per chiudere la partita. Oggi potrebbero essere più fortunati a ottenere i tre punti. La partita verrà diretta da Gustavo Apollonio. Gara che comincia col primo possesso per il Milan. Palla girata sulla fascia. Mbappé. Biglia. Bonaventura. Ha perso il pallone. Attenzione a Bonaventura. Attenzione! Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. Nonostante il tentativo dell'estremo difensore avversario, la sua conclusione al volo da fuori ha gonfiato la rete sulla destra. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Match che riprende con il Milan in vantaggio dunque. Luca Mazzitelli. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Occhio all'avanzata del Milan. Su Mbappé! Supera il portiere qui. Milan è pronto dalla bandierina. C'è il corner di Bonaventura. Musacchio. Deviazione di testa innocua che non crea problemi al portiere. Intervento comodo il suo. Varagna metri. Niang. Respinta sicura del portiere. Magnanelli. Hanno spezzato bene la trama qui. Niente da fare, gran recupero difensivo. Varagna metri verso l'area.
Biglia. Salta il difensore. Mbappé! Ottima la chiusura, ferma l'azione. Sensi. Mbappé. Ci sono metri a disposizione. Guadagna metri. Attenzione, pericolo. C'è una buona occasione. Qui vediamo tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. Alto il valore di questo giocatore. Sappiamo che può e deve fare molto meglio. Frustrazione del tecnico per questo errore. E potevano allungare qui. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. C'è il lancio sulla fascia. Luca Mazzitelli. Ottimo il Devai. Bravi qui a bloccare tutto. Offside che ci sta tutto. Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. L'arbitro ha interrotto una potenziale occasione da gol per fuorigioco, di pochissimo, ma credo che si trovasse oltre l'ultimo difensore. Ricardo Rodriguez. Biglia. Check Bonaventura. Mbappé. Bonaventura. Occhio, cerca l'area di rigore. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Un fallo sciocco che concede una punizione davvero invitante. Occhio alla botta. Portiere che qui può tirare un sospiro di sollievo. Sì, sembrava battuto. Per sua fortuna la punizione è terminata di poco sopra la traversa. Punta l'area. C'è spazio per andare. Apre di testa. Mbappé. Spazzano via il pallone. Check Bonaventura. C'è spazio per andare. Pollirola. Letschert. Magnanelli. Biglia. Sono tre i minuti addizionali concessi dall'arbitro. Biglia. Si avvicina all'area. Niang. Ottimo intervento. Si chiude il primo tempo. Squadre che tornano negli spogliatoi. 1-0 alla fine della prima frazione. Vittoria importante quella che sta maturando per la squadra ospite dopo i primi 45. Sono la miglior difesa del campionato e l'hanno dimostrato anche oggi mantenendo inviolata la porta. Se continuano così, la vittoria non dovrebbe sfuggirgli. Comincia la seconda frazione di gara. Sensi. Guadagna metri. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento.
Borini, Mbappé. Occhio al movimento dei compagni. Prova a sorprenderlo. Si porta la più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Hanno segnato, tutto secondo pronostico. Sono la squadra favorita, hanno tirato sicuramente di più fin qui. Sì, stanno gestendo, stanno controllando la gara a loro piacimento, come dimostra anche il numero di palle gol create. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Luca Mazzitelli. Occhio al suo movimento. Fermano la manovra avversaria. Peluso. Magnanelli. Guadagna metri verso l'area. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Stefano, che ne pensi della prossima partita del Milan? Affronterà il Napoli nel prossimo incontro di A. A mio avviso nessuna delle due squadre parte nettamente favorita. Sarà una sfida giocata sui nervi. Attenzione al movimento dei compagni. Biglia. Occhio al tiro. Palla respinta dal difensore. Luca Mazzitelli. Magnanelli. Ci sono metri a disposizione. Grande intervento, quasi come un gol. Ha spazzato via e concesso il fallo laterale. Questa sostituzione potrebbe dare la scossa necessaria per cercare il gol del pareggio, Pier. Politano. Sventa qui la minaccia. Siamo entrati negli ultimi 20 minuti della gara. Mbappé. Biglia, attenzione a Bonaventura, attenzione al tiro, palla ancora in gioco. Efficace il loro tiki-taka oggi. Sembrano trovarsi a meraviglia in campo. C'è il tiro dalla distanza. È difficile trovare il gol con conclusioni come queste dalla lunga distanza. Ha cercato il colpo a sorpresa, gli è andata male. Cambio dunque, è un modo per dare un messaggio anche psicologico ai giocatori a caccia del pareggio. Duncan. 600 secondi da giocare ancora. C'è stata la deviazione, l'arbitro assegna la touche, la rimessa con le mani. Abate. Biglia. Mbappé. Interrompono bene l'azione. Mbappé. Occhio, cerca l'area di rigore. Un altro pallone in mezzo. Palo, incredibile occasione svanita. Si accomoda in panchina. C'è il boato, come sentite, del pubblico.
evidentemente soddisfatto della prestazione di questo giocatore. Beh, ha poco da rimproverarsi, oggi è stato tra i protagonisti nelle file della sua squadra. È il tocco di testa. Biglia. Montolivo. Buono il dai e vai. Occhio all'avanzata del Milan. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Biglia. Montolivo. Mbappé. Mbappé! Pericolo, palla in gioco. È finita. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Vincono, fra l'altro, con la soddisfazione di non aver subito gol. E questo è molto importante per una difesa. Sono stati molto attenti ed è una soddisfazione. Hanno ottenuto una grande vittoria fuori casa. Non è mai facile passare fuori dal proprio campo e invece tornano a casa con i 3 punti. Hanno vinto senza subire gol, confermandosi ancora una volta la migliore difesa del campionato.